Gentili appassionati di basket, siamo qui dal Palanando di Leo dove l'Udas ha battuto Ruvo 86-76. Siamo con il direttore sportivo Carlo Mancini. Quanto è importante e soprattutto quanto siete soddisfatti per questa vittoria? Innanzitutto sapevamo che era molto dura oggi. Vincere e raggiungerli a pari punti, però essere sopra per differenza canestri è importantissimo per noi. Adesso siamo terzi, attendiamo il risultato di Ceglie e adesso affrontiamo le ultime 6 partite, partita su partita, piano piano, sperando di recuperare anche un altro posto e arrivare casomai secondi. Una vittoria che sicuramente fa morale, come giudica nel complesso la prestazione di tutta la squadra? La squadra è una squadra un po' ambigua, si adatta alle squadre che incontra, infatti quando andiamo a giocare pure con le squadre di bassa classifica forse non diamo il meglio, anche se poi alla fine riusciamo a spuntarla grazie alla classe dei nostri giocatori. Però possiamo dire che con loro era durissima, questa vittoria darà un grande morale, in settimana ci alleneremo meglio per andare a Brindisi sabato, che sarà una partita durissima. Appunto, sabato affronterete Brindisi, quanto sarà importante tornare da Brindisi con i 2 punti in tasca? Sarà fondamentale, non importante, Brindisi schiera giocatori di categoria superiore come Malamov e Cucinelli, e poi comunque il roster è completo da buoni giocatori. Noi ci siamo, ce la giocheremo fino alla fine e speriamo di raccogliere i frutti a fine stagione. Oggi, dopo quella di Nardò, era la seconda giornata Pro Udas al Palazzetto. Quanto siete soddisfatti di questo pubblico e soprattutto quanto conta la esultanza del pubblico ad incitarvi dal campo? Il pubblico aiuta sempre tantissimo. Sono felicissimo che anche se era una giornata Pro Udas e quindi si pagava un minimo di biglietto, il pubblico era lo stesso di quando si entra appunto gratis. Questo vuol dire che la città risponde, la città si diverte e così deve essere, perché per Cerignola un movimento del genere è importantissimo. Ok, grazie. Siamo qui con l'allenatore del Ruvo, Roberto Mangione. Coach, una sconfitta contro l'Udas. Abbiamo visto un po' nervoso durante tutta la partita. Quanto ha sofferto in panchina e se si aspettava questa prestazione dai suoi? Boh, devo dire che il Cerignola ha ampiamente meritato la vittoria. Sono stati più freschi noi di noi, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Sicuramente paghiamo la scarsa giornata del mio lungo Piarulli e di Di Salvia, che non sono mai entrati in partita. Abbiamo preparato la partita cercando di frenare Sierra, in gran parte ci siamo riusciti, però alla fine quando vedi che manca la cattiveria con l'estica giusta è difficile vincere su questo campo. In un certo senso forse questa sconfitta se l'aspettava, soprattutto quando ha capito di perdere, che ormai la partita era persa. Ma diciamo che abbiamo regalato l'inizio del quarto al Cerignola, sono scappati via più 13, abbiamo avuto una piccola reazione, siamo arrivati in meno 6, avevamo una palla vagante che potevamo benissimo recuperare, che avrebbe potuto riaprire la partita. Così non è stato, è stata una partita a sprazzi, non abbiamo giocato l'intensità giusta per 40 minuti. Adesso l'Udas vi aggancia in classifica, quota 36 punti, cosa vi aspetta da questo fine di stagione? Beh, sicuramente io l'avevo detto ai ragazzi che se volevamo mettere in cassaforte il secondo posto dovevamo venire a vincere a Cerignola. È chiaro che adesso noi abbiamo un calendario in discesa, ma è chiaro che adesso dipenderà non solo da noi ma soprattutto dai risultati delle altre, visto che ci sono ancora degli scontri diretti nelle prossime giornate. È chiaro che adesso cercheremo di lavorare sulle nostre mancanze che ci sono viste nella partita distanziale. Grazie a tutti.